Allora ragazzi, oggi siamo qua per spiegarvi il funzionamento di questo cambio manuale ZF a 16 marce. Allora, la prima marcia è indietro, la seconda è in avanti e la terza sempre indietro a destra. Ci sono due leve, la leva bassa per le marce basse e alte, le corte e le lunghe. E qui abbiamo un'altra levina più piccola delle ridotte, le ridotte corte e le ridotte più lunghe. Quindi adesso, quando io partirò, calcoliamo che sto partendo da carico, perché in questo momento sono carico, quindi parto con le marce corte e in base all'esigenza della strada, della pendenza, della salita o della discesa, adopererò le lunghe, le corte o le ridotte. Nel caso io fossi vuoto, tutte queste ridotte non è necessario adoperarle, basta adoperare la lunga verso l'alto, facciamo la prima, la seconda e la terza. Solo con tre marce lunghe da vuoto io posso guidare tranquillamente. Comunque adesso partiamo con la marcia corta e con la ridotta corta. Partiamo in prima corta, ok? E adesso siamo in partenza con la prima corta. Calcoliamo che ho un peso di circa 250 quintali. Questa è la prima, la seconda, la terza, sempre corte. Vedete che non necessita di alzare la ridotta. Comunque ve lo faccio vedere, cambio la ridotta, sentite il cambio della ridotta, poi ripassiamo alla prima, la prima lunga, alziamo la leva, abbassiamo la ridotta e ripassiamo in prima bassa, sempre con la ridotta piccola, cambio con un quartino di ridotta. E adesso siamo in prima lunga con la ridotta lunga. Adesso facciamo la rotonda, togliamo solamente un quartino perché comunque siamo in velocità. Metto la ridotta lunga, poi abbasso la ridotta, metto la corta e vado in seconda marcia con la ridotta corta. Adesso andiamo dentro in galleria, la ridotta corta, sto facendo una salitina, metto la ridotta lunga. Io vi sto facendo vedere tutti i cambi delle ridotte, anche se in questo tipo di strada non sarebbe necessario fare tutte queste cambiate, ma per farvi capire bene come funziona, allora rimetto la ridotta, sono sempre in seconda lunga con la ridotta corta, metto la ridotta lunga, allora seconda lunga e ridotta lunga. Ok, adesso stiamo per affrontare un'altra rotonda. In questa rotonda qua rallenterò vistosamente, così posso ripartire da zero e farvi ricapire la cambiata da zero. Allora riabbassiamo la lunga, riabbassiamo la ridotta e partiamo con la prima. Allora prima corta,
ridotte che non è necessario cambiare anche queste ridotte, perché siamo in piano, seconda, terza, alziamo la lunga da sotto e ripassiamo in prima, prima con la ridotta bassa, ridotta lunga, seconda con la ridotta bassa, seconda con la ridotta alta, riabbassiamo la ridotta e andiamo in terza, terza alta con la ridotta bassa e ridotta alta. Adesso abbiamo inserito tutte le marce, adesso ci sono tutte dentro. Il motore è a 900 giri perché stiamo percorrendo una velocità di 60 km orari, ma io ve lo sto mostrando in una strada statale dove, come vedete, ci sono rotonde e dare la precedenza, quindi sono costretto a fermarmi. Ma una volta che avete inserito tutte le marce, avete visto dove dovete arrivare. Insomma, adesso io metto la terza con bassa e poi passo alla prima alta, prima alta, e poi rifacciamo tutta la procedura: ridotta alta, seconda sempre alta con la ridotta bassa e poi ridotta alta, ridotta bassa, terza, e adesso la ridotta alta non riusciamo a metterla perché c'è un'altra rotonda. Comunque è semplicissimo cambiare con questo cambio qua, perché come vedete sono tre, prima, seconda e terza, manca la quarta, quindi abbiamo una marcia in meno in teoria. Possiamo, quando siamo un po' in velocità, passare direttamente alla seconda senza andare ad agire sulle ridotte, perché come vi ho già detto stiamo correndo in piano qua, non abbiamo la necessità di mettere sotto sforzo il motore e di fare accelerate strane. Comunque adesso siamo in seconda lunga, mettiamo la ridotta alta, poi mettiamo la ridotta bassa, passiamo in terza in ridotta bassa e passiamo in terza con la ridotta alta. Anche in questo caso abbiamo inserito tutte le marce. Con queste marce inserite possiamo, quando siamo in autostrada, blocchiamo il limitatore a 84-83 km orari fino a dove dobbiamo arrivare, insomma. Ecco, io spero che abbiate capito abbastanza bene, e comunque dopo per fare queste cambiate ci vuole tanta pratica, e più adoperate il cambio e più prendete confidenza, dopo, come tutte le cose, vedrete che vi risulterà sempre più semplice e lo farete in automatico. Ecco, ciao ragazzi, alla prossima!